mangiate, poi scendete. Se vi ricordate, una volta sottolineavo per mani dicendo che c'erano delle differenze tra quello che accadeva negli Stati Uniti e quello che accadeva in Europa e anche e soprattutto, che poi mi interessa particolarmente, non è quello che accadeva tra gli anni 60 e 70 in Italia. E se vi ricordate, abbiamo visto quel collettivo Art Farm, di come loro cercavano di fare una controinformazione rispetto al sistema americano, e delle cose similari a quelle sono avvenute anche in Italia. Hanno interessato per lo più, diciamo, in Nord Italia, ma comunque anche qui al sud ci sono stati degli episodi interessanti. Noi vedremo oggi un po' la figura di Alberto Bricchi, che se ricordate io l'ho accennato proprio il primo incontro, la prima lezione che ci siamo visti. Vi parlai del film Anna, di quella ragazza tossicodipendente, non so se qualcuno di voi si ricorda. Allora, entriamo nella cartella cooperativa cinema indipendente. Allora, già cooperativa, cinema e indipendente, già la dice lunga sul contesto politico in cui si mescolano una serie di cose. Allora, facciamo scorrere queste immagini. Allora, alcune immagini sono legate al cortometraggio Anna e altre sono queste fanno parte di alcuni spezzoni di questo film. Allora, Alberto Bricchi, come disse l'altra volta, è uno di quegli artisti che è stato poco valutato, diciamo, dalla critica, ma soprattutto, diciamo, dai suoi coetanei, diciamo, da quello che è il contesto in cui lui ha agito. Questa è Anna proprio, vedete? Nascevo lì. Qual è la particolarità di questo autore? Sicuramente che lui è al limite tra il discorso del cinema e quello della vita, cinema sperimentale. Che significa, ragazzi, sperimentale? Significa che non è commerciale, che è difficile rintracciare. Chi è quest'uomo? Sta scritto pure sopra, lasciando. Sicuramente è un tipo di produzione che non incontra un grande consenso commerciale, no? E infatti i film di Griffith in realtà non è che poi siano mai stati proiettati come utili in qualsiasi senso. La verità di Griffith è che lui è stato uno sportivo. Il videografo, per esempio, l'ha inventato lui, che è un apparecchio che un pochettino anticipava tutte le nuove tecnologie, voglio dire, tutto quello che oggi abbiamo in parcheggi di vita con i film. Cioè, che ne so, Final Cut o tutto quello che è quei programmi che servono per fare editing, per fare montaggio video, che questo momento storico, quelle apparecchiature che lui metteva appunto erano apparecchiature primordiali, però che avevano una funzione, che se vi ricordate la volta scorsa l'abbiamo accennato, che servivano a fare cosa? A trasferire tutta quella che era la produzione televisiva e quindi tutto quello che era il sesso televisivo, assorbirlo, farlo proprio e avere la possibilità di modificarlo. Okay? Questa cosa era utilissima sempre per quello scopo di controinformazione che si andava a fare, perché se è vero probabilmente in America insomma c'erano delle menzogne dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della notizia, dell'informazione, parallelamente anche in Italia si verificavano cose analoghe e quindi sapete bene anche come i movimenti sia anarchici che della sinistra estrema, penso anche poi alla lotta armata, tutto quello che è stato il movimento delle Brigate Rosse, tutto quel dissenso, tutta quella quell'inquietudine che c'era in tanti giovani, in tanti operai, era ovvio che questa roba qui andava messa a freno in qualche modo. Quindi dal Carosello, non so se vi ricordate,
era la primitiva pubblicità italiana, a quelli che erano anche i programmi di varietà di intrattenimento, si cercava in tutti i modi di tenere a freno quelli che erano questi movimenti, sappiamo poi che è stato come è stato fermo a debellare, diciamo, tutto quello che è stata la opzione, diciamo, armata di quella lotta, no? Sapete quando sono nati anche i carceri speciali, proprio per i privatisti, eccetera. Quindi c'è stata una volontà sicuramente politica di affrontare questo tema di inquietudini che veniva oltreoceano, ma che attraversava un po' tutti i continenti, di contestazione, perché era sicuramente agli occhi di tanti una vita impossibile quella che si veniva a presentarsi davanti a tanti operai, tante donne. Vi ricordate, abbiamo accennato anche a quel discorso dell'emancipazione sessuale, alla rivalutazione del ruolo femminile, a farli acquistare un ruolo centrale. Queste sono immagini che partono. Questo tipo di manifestazione, immaginate, non è un fotomontaggio, ma questi veramente stavano venuti per la città. Quindi immaginate poi come poi venivano caricati, venivano in qualche modo evitati questo tipo di rappresentazioni. Sicuramente poi il contesto, vedete, era un successo in questa domanda. Sicuramente tutto questo tipo di produzione, anche di contestazione, Alberto Grifo è stato uno dei testimoni, diciamo, più rappresentativi, e probabilmente se abbiamo ancora oggi dei documenti come questi, è perché c'è stata gente come lui, che invece di pensare magari al paccotto da fare per campare e quindi fare il prodotto da vendere, invece ha fatto un affiancamento creativo costante a un movimento di contestazione, e quindi sicuramente Grifo in questo andrebbe ancora oggi maggiormente valutato. Io vi dissi già dal primo incontro che io vi parlerò di autori defraudati, ma autori vuol dire che non si sono cacati, insomma, più di tanto, no? E che quindi non troviamo spesso, e questo è perché è importante questo? Perché questa tipologia di autore, seppur così nel silenzio, e potremmo dire anche un po' nell'oscurità dei media, però in effetti hanno aperto dei filoni, hanno aperto delle riflessioni importanti, quindi ancora oggi possono essere riprese. Okay? Quando noi pensiamo alla controinformazione, ce lo siamo già detti, è ovvio che attualmente va considerata quale può essere una nuova modalità per fare controinformazione. Quindi se è vero che ormai i media stanno perdendo dal punto di vista della televisione il controllo delle masse, però anche, diciamo, internet potrebbe essere utilizzato come strumento di controinformazione, e nelle prossime volte vedremo che altri artisti più contemporanei a noi hanno utilizzato la rete, penso per esempio al collettivo 01.org, per fare, insomma, contestazioni, per mettere in subbuglio situazioni, per prendere in giro il sistema dell'arte, per sovvertire sistemi di potere forti come il Vaticano, eccetera. Quindi vedremo come ancora, diciamo, questo desiderio, questa esigenza di fare opposizione a dei modelli, a dei cliché, si ripresenta costantemente nella storia. Okay? Se noi andiamo avanti, io vorrei farvi vedere questo lavoro di Fabrizio Pressi. Fabrizio Pressi è considerato un artista che la sua produzione, che nasce, vedete, in quel periodo, non è che stiamo parlando di lui, però sicuramente la produzione di Pressi è una produzione da museo, okay? Nel senso dispregiativo del termine. Possiamo parlare male dei musei, ma spesso parliamo male anche dei contesti espositivi, delle gallerie, eccetera. In senso dispregiativo, perché sono una serie di produzioni che in qualche modo sono invalide, no, dal punto di vista.
vista della fruibilità, cioè nel senso che senza, quella protesi, diciamo, dello spazio espositivo o del faretto, dell'illuminazione, della manutenzione, della protezione, della tutela di quel prodotto, non ce la fa. È un prodotto che non può esistere senza la bambagia, diciamo, della protezione musicale. Il lavoro di Pressi viene definito un lavoro per lo più di video installazione, e noi questa è l'occasione per capire, perché io ho iniziato facendovi comprendere delle cose sulla video installazione, però dicendovi che erano delle eresie, ricordate? Dicendovi che non è possibile, se io guardo lui non è una video installazione. Ma proprio ieri mi ha cognato, mi ha detto, lo sai, ho visto per televisione alcuni che calcio una cosa come artista, era Abramovic, no, ma era Abramovic. E quello è un lavoro del 2010 e vedete, vabbè, la Capello, quella insomma la compagna di Maurizio Cattelano, probabilmente ora lei all'interno di questa sua trasmissione tenderà maggior informazione su quello che è il sistema dell'arte, eccetera. Ebbene, Abramovic, per esempio, pur essendo un artista che ha a che fare sempre con questo periodo, quello superiore, adesso però è importante un attimo approfondire, perché da lì partiranno una serie di cose. E vedete, quindi da un lato ci sta l'artista come grifo che fa la prestazione, quindi la sua è una produzione video di testimonianza, no? Di documento, quindi quasi vicino al reportage. Ci sta artista come abbiamo detto Maurizio Pressi, che invece fa un lavoro più museale, no? E quindi l'idea di mettere in relazione l'oggetto quotidiano con il televisore. Sono tutte esperienze che però sicuramente hanno annusato quello che succedeva in America. Allora, Pressi io ve lo faccio vedere come artista negativo, secondo me. Io sto pure registrando, Filippo, dovrei denunciare. Cioè, nel senso, come un artista commerciale, un artista che la sua produzione, seppur particolare, perché comunque ci sta l'elemento elettronico, ci sta la tecnologia, però a mio avviso è una produzione un po' confezionata, no? Un po' come dire, la bombolina, un po' sofisticata e edulcorata, diciamo, rispetto magari a una produzione performativa, come abbiamo prima accennato, alla Abramovic, che invece è tutto un altro tipo di ricerca. Una ricerca sulla persona, sull'essere donna, sugli stili, sugli istinti, e sono moltissime le etnie della Branch, anche con il suo vecchio compagno, che sicuramente sono di estremo interesse, soprattutto per la ricerca che noi quest'anno dovremo affrontare. Io ora vorrei farvi notare una cosa, cioè secondo voi perché io trovo sia negativo Pressi, cioè non è che voglio che qualcuno voi pensare che Pressi è negativo, comunque è un artista valutato, un artista che insomma ha un buon senso, che anche inizialmente ha prodotto forse delle cose genuine, poi ha visto che funzionavano e diciamo caccia per i musicisti, no, quando vede che diciamo, un pezzo ha fatto successo, diciamo, ma c'è un così. I miei gramari sono 10 anni, ma la stessa cosa. Hanno visto che. Questo succede un po' per tutte le cose. Sono rari magari degli artisti che si mettono in discussione, però non battiata, se poi vi scaricate la discografia, cioè una parte su 10 quarti, cioè comunque ha sperimentato, ha fatto cose, pur rimanendo, diciamo, una sua identità, però insomma, ha indagato. Cioè, tutta quadro, cioè è una persona eclettica. Poi ci sono altri che invece dicono, vabbè, tutto sommato questo prodotto
mi ha consentito un minimo di visibilità, insomma c'è un mercato che risponde, continuo così. Okay. Secondo voi cos'è che cosa trova la sigla? Se riuscite a vedere qualcosa? Vabbè, allora facciamo, vediamo un attimo, un lavoro alla volta. Questo qua, se non sbaglio, è un lavoratore, ma non si vede proprio. Cioè, probabilmente questo dovrebbe essere un lavoro, sono tutti schermi, l'uno a fianco all'altro, e all'interno di questi schermi c'è come una sorta di acqua, di piscina, e dentro c'è una figura di un uomo che nuota, ok? Che attraversa questi piccoli schermi. Dovrebbe essere un lavoratore. Questo si capisce un po', che è su fiamme. Perché lei ha fatto pure diversi lavori con le fiamme. La di Venezia c'era questa installazione che ti sembrava che questa facciata fosse incendiata, in effetti erano questi modo che sprigionavano queste fiamme, quindi dava questa sensazione di incendio. Andiamo avanti, vediamo se si capisce un po'. Vabbè, visto diciamo un lavoro troppo nobile, però andiamo avanti. Maggiorino. Ah, questo per esempio già vedete sono installazioni di potere, no? Guardate questi blocchi come sono imponenti. E lui spesso fa questo lavoro di finzione. Cioè lo schermo video serve a rappresentare una parte mancante dell'installazione. Cioè ad esempio, vai avanti che lo vediamo meglio nell'altra immagine. Sapete gli acquedotti? Quella là della palla, va, quella più semplificativa, e poi ci vogliamo la vita. C'è un lavoro, non so se l'avete visto, della palla, che ci sta la palla nera, quindi ragazzi, la palla nera del zappatore, piccata dentro Simba, dentro un monitor, e il monitor non fa altro che restituire l'onda della palla. Ok? Sei riuscito a trovare? Sta più giù, sì, mi ricordo. La sua? Eccola, vedete? Riuscite a vedere, ragazzi? Questo lavoro, devo dire, è molto poetico. Lo trovo molto poetico, questo lavoro. Perché è un minimale, no? Cioè, non è una strafatta, è molto minimale, molto essenziale. Ma secondo voi, rispetto a pure una vostra visione ingenua e libera, chiaramente, cos'è che non vi convince del lavoro di Pessi? Oppure cos'è che vi convince? Rispetto a una serie di cose che ci siamo detti, rispetto a un contesto in cui lui opera, cioè, anche se è un po' posteriore a quello che abbiamo descritto, ma di poco. Allora, questa palla poi che vi fa venire in mente, ragazzi? Ah, è il mondo contadino, ok? E quindi il fatto che la tecnologia restituisca l'ombra della palla, secondo voi che significa? Superamento, potremmo dire, della palla è sta nella tecnologia. Ma allora, di fatto, noi non è che vogliamo fare la dietrologia rispetto all'opera degli artisti, anche perché il simbolo della critica d'arte non ci interessa manco fare. Però dei riferimenti ci possono suscitare degli interessi. Il fatto che la palla è legato sicuramente a un contesto di agricoltura, operaio, eccetera. Il fatto che la tecnologia restituisca se non l'ombra della palla significa sicuramente denunciare che i media in qualche modo hanno oscurato e messo in ombra tutto quello che era magari un mondo, una realtà. Voi sapete che a un certo punto in Italia hanno detto che bisognava lavorare in fabbrica, ragazzi siete stanchi, ditemi voi, faccio uno spettacolino, faccio 3-4 piguette,
un certo punto in Italia hanno deciso che a Bagnoli, in un posto meraviglioso che i poeti hanno descritto in termini poetici nel passato, Virgilio ha parlato in modo significativo, hanno deciso che lì doveva venire Vidal Sider. Ok? Quindi hanno deciso che quella parte del paese, dell'Italia, doveva perdere quell'incanto, quella bellezza, quello splendore, eccetera, ed essere un contesto industriale. Hanno deciso così. Sappiamo invece che la Natalia era non solo, diciamo, attrattiva dal punto di vista turistico, eccetera, ma soprattutto, voglio dire, i campi, l'agricoltura. Sapete che Campania Felix, era famosa per questa capacità di queste nostre terre di sviluppare la bellezza, appena mettere una cosa germogliata, cioè questa capacità di questa terra di produrre con così poco sforzo, diciamo, una produzione, no? Ebbene, queste terre si è pensato così anche come nel nord Italia, ma sicuramente l'unità d'Italia noi l'abbiamo pagata più caramente rispetto al nord. Hanno deciso che l'insediamento industriale era il futuro, era la bellezza, era l'unica prospettiva possibile per il territorio. Quindi gli agricoltori se ne potevano andare e al loro posto questa tecnologia aveva lasciato l'ombra di una storia, l'ombra di una tradizione, per definire una nuova possibilità di vita. Immaginate che in alcuni territori, dalle nostre parti, che per esempio erano abili sarti, per dire, no? Io ho abitato per tanto tempo a Casalnuovo, che Casalnuovo era famoso dei sarti. Ora, facendo l'Alpa Sud, al Comitato d'Arco, parliamo delle nostre zone, è ovvio che qui dicevano, invece di mettermi dietro a mio padre e imparare a fare il sarto e fare questo mestiere, io vado a Pautur, in Italia di montaggio, di prendere il mio stipendio e quindi non sono soggetto a nessuno, se è cliente, se è la vita, no, tutto secondo. Quindi questo sogno del modello industriale, non so se voi conoscete la classe operaria mai paradiso, avete mai sentito questo titolo? Vedete, cercatelo in internet, la classe operaria va in paradiso, vi fa capire qual è il contesto di menzogna che il paese ha dovuto affrontare rispetto a una volontà di industrializzazione di alcuni territori. Ok? Ma se andiamo avanti, quindi dopo l'abbiamo salvata, appresso, ammazzato pure. Qua si è fatto pure vecchietto al finire. Non so, ancora c'è, ancora più. Avete visto quelle altre immagini? No, vedi che avanti proprio lì quando... Ah, ok, no. Allora, ora vorrei farvi vedere un video che è questo qua, Dit Tutto Su Poverde. È il mando su Poverde. Se mantenete un attimo di attenzione, perché voglio mostrarvi in un altro discorso. Si vedeva il tuo schermo, scusa. Allora, questo video qua è un mio video. Ok? Non mi voglio farlo pubblicità, perché è importante che poi voi sappiate anche quello che io faccio. Ciao, non si vedono le sotto. Ah vabbè, c'è un audio, ma è un audio insignificante. Sul rumore. Ok, questo è il
Vi faccio vedere questo perché ora vi faccio vedere altre cose che sono attinenti con questo tipo di ricerca. Cioè questo qua che mi ha fatto venire in mente. Un sequestro, no? Ah? Una violenza. Però vabbè, se ci avete fatto caso, in effetti questo è come se fosse un errore, cioè nel senso che la telecamera sta registrando quello che non doveva registrare, invece quanto per avere entrato allo spine. Ok? Perché infatti il sequestratore c'è il viso scoperto, ok? Questo ci fa caso, se andiamo avanti con la cartella, vi voglio far vedere un'altra cosa. Vai proprio a fare 4, vedi un po'. Io sto andando un po' più avanti, un bombardamento. Sto andando un po' più avanti con voi, perché secondo me siete più intelligenti. Okay. Allora, mettiamo questo mito. Poi ce lo guardiamo un attimo, no? Allora, questo video qua non è un'opera d'arte di Meschino, non è un'opera di nessuna cosa. Yeah.
no, dell'intrattenimento magari e dell'invenzione. E questo, vedete, lo mettiamo sempre rispetto a quelle cose che ci siamo detti della visione, diciamo, narrativa, no, che abbiamo detto nel film, cioè a volte, no, è un po' finto perché i personaggi magari ci sono aiutati, anche se non sono aiutati, no, sono un po' romanzati, sono un po'. Invece in questo caso potremmo dire che c'è una realtà che scimmiotta la finzione, ma che ha il risultato invece reale, no? Che è l'inverso del film, un po', no? Che è il contrario della narrazione cinematografica, cioè la narrazione cinematografica delle notizie, delle informazioni ti fanno vivere una condizione esistenziale, anche più dolorosa, poi esce, vabbè, è finito. Ma spesso è finito. Invece qui si inverte la nostra percezione, cioè che noi viviamo un'esperienza ludica e quindi di divertimento, di finzione, e invece abbiamo dei risultati concreti e reali che non sono molti. Sì, vabbè, non me lo faccio vedere tutti, vanno. Penso che già le avete viste altre volte queste cose. Poi se ci fate caso per queste cose le avete anche nel mangiare, in qualsiasi occasione. E diciamo non è che ti emoziona una abilità, no? Cioè pure mentre stai mangiando, che vedi un'esplosione del genere, oppure vedi un corpo a terra schiattato. Cioè uno continua a mangiare, non è che è così o no? Beh, perché noi siamo stati. Sì, sì, abbiamo abituati all'idea di siamo dei giornali, è morto quello, è morto guerra di squadra. È così ripetuta la cosa che è il quotidiano. Sì, bravo, il quotidiano, ormai dai, noi dai l'importanza di tutto. Siamo riusciti a metabolizzarlo bene, no? Ci stiamo abituando, no? Però poi chissà se poi veramente davanti a un morto ci capita da noi che reazioni abbiamo. Ma questa cosa della distanza, del vivere qualsiasi nostra esperienza a distanza, è un argomento importante per noi, perché noi adottiamo a distanza, facciamo sesso a distanza, vediamo la morte a distanza, ci dicono che danno un bambino a distanza, okay. Tutta questa cosa della distanza ha a che fare con la nostra percezione però vicina di noi stessi, okay. Allora il discorso qual è? Che noi, come ho fatto io, come sarebbe opportuno interrogarci sempre su questa grande dualismo tra quella che è la verità e quella che è la costruzione della verità. Oppure, quando la verità viene costruita in modo artificiale. Per esempio, anche per il discorso che noi abbiamo dell'alimentazione, che probabilmente riusciamo a mangiare con facilità qualsiasi tipo di carne, perché non lo uccidiamo noi quell'animale, ma lo prendiamo e ce lo fa un altro, lo prendiamo già pronto, diciamo. Che succede? Alla fine c'è materia organica che non ricorda proprio più la sofferenza. Voi immaginatevi che fino a qualche anno fa, prima della nascita dei grandi centri commerciali, quindi che c'è stato un po' di piano. Prima di tutta questa produzione industriale anche delle merci, okay, e quindi della diffusione capillare dei centri commerciali, eccetera, quando per esempio si scagliava un maiale, no? Cioè non sapeva da una parte all'altra del paese che le urla
segnale proprio qua, cioè la mente fuori urlava, il fatto che tu non senti più nessun appunto, cioè questa cosa in qualche modo ha una ha sicuramente un effetto particolare sulla vita dei uomini, non è che è insignificante, cioè assistere, come diceva lei, all'omicidio che aveva una bomba in testa, piuttosto che vederlo là e prendere il bottoncino, è una cosa un po' diversa, no? Cioè un conto è vivere un'esperienza ludica che porta alla morte, e un conto è stare lì e te il bottoncino è accaduto. E vediamo se tu riesci a fare lo stesso, no? Cioè la stessa guerra, no? È una guerra diversa, è un tipo di violenza diversa, è una violenza che ha un'organizzazione completamente differente. E noi questa roba qui dobbiamo essere consapevoli, cioè lo sappiamo perché lo vediamo, però spesso cioè, ci facciamo scivolare le cose addosso e quindi anche noi possiamo subire delle cose senza comprenderle, ok? Invece a mio avviso l'artista non gli è consentito questa cosa qua, cioè l'artista non può farsi scivolare addosso qualsiasi cosa, perché tanto tutto quanto succede, non succede a me. No, a noi secondo te non ci deve succedere. Se noi vediamo avanti, voglio far vedere l'altra cartella, scusami che è sfruttamento minorile, no, se non c'è. Allora, vi voglio far vedere Vita Conscia. Ecco. Allora, con questo video noi concludiamo questo incontro di oggi. Allora, Vita Conscia è quello della nostra abbiamo visto la morte, come anche la morte può essere
che vi farò vedere nel prossimo incidente, se anche per affrontare il tema della morte. È ovvio che per un artista del calibro di Virgilio Dominicis la morte non è stata la prima del 2005 farsi realizzare, è stato affrontare in modo profondo un tema così complesso che addirittura l'uomo è riuscito a rendere superficiale. Cioè noi addirittura se non ci stato il giorno che ha deciso il 2 novembre che era la morte del corpo, cioè noi cioè, non abbiamo neanche quella piccola possibilità di riprendere l'assenza di una persona scomparsa dalla nostra vista. Ovvero noi possiamo scomparire all'esistenza di qualcuno. Ora, se è così semplice dire prendere un pulsante e far scomparire le persone, è ovvio che c'è un livello di disperazione così alto che non può non farci spaventare e metterci in discussione. Cioè l'artista non può non affrontare questi temi senza avere una visione complessiva di quello che oggi sta vivendo, quello che oggi è la realtà. E anche rispetto alla sessualità, vedete come è ancora un po' più ambigua la sua azione per formativa. Non mi ricordo chi sta scritto. Underton. Come? Underton. Sottotono. Dopo anche perché va una cosa così scomessa. Allora. Sapere se passata, chi è proprio l'organizzazione? Non dico cose oscene. Allora, ora se ti sei d'accordo, io vorrei farvi vedere, ma se c'è internet, se non c'è internet, non si può vedere. Questo album è uno, è parte di una serie di esperimenti che abbiamo già iniziato all'inizio di quest'anno, perché qualcuno di voi ha cominciato a seguirmi ancora prima che iniziasse il corso. La mamma la vita qua, se no questa sì. Va a finire sotto i bandi. Allora, alziamo un po'. Puoi alzare un altro po' perché non si vede. Allora, queste qua sono fotografie di finestre. Finestre, questa è una metropolitana. Ma non si è, alzalo un po'. Perché ci manca una cosa più importante. Cioè l'etichetta. Queste poi hanno tutte un'etichetta. Eccolo. Che c'è scritto videoinstallazione.org, virgola 2012, col titolo REC 1, video loop. Questa è una provocazione che noi facciamo rispetto a quello che viene definito video installazione. Questa didascalia sarebbe stata corretta se quel rettangolo che noi vediamo dalla finestra, se dietro quel rettangolo ci fosse stato veramente, cioè con uno schermo che mandava immagini. In quel caso lì sarebbe stato corretto scrivere video installazione, ok? Se invece noi scriviamo video loop, facciamo un errore, che non è una installazione, cioè secondo la logica non è una video installazione. Perché? Perché dietro là non c'è niente, c'è la realtà, ok? Quello è passato. Ok, andiamo avanti. Questa è sempre una finestra, ancora una finestra, niente, finestra, altra finestra, altra finestra, ah, e questa è la macchina, il finestrino della macchina. Andiamo avanti, altra finestra, ancora finestra. Ok, allora secondo voi perché noi diciamo
così da questo se hai perso di lato la mia scrittura. Perché voi dovete pensare che quella è una manifestazione? Cosa vi fa pensare che quella è una manifestazione? Esiste già una tecnologia che è noi, che ci consente di vedere adesso quel rettangolo qualcosa che si muove. Quindi diciamo che per lo spaccato di realtà è in sé un video e noi vi impieghiamo a vedere quel video da quella nuova, da quel punto di vista, solo da lì. Infatti dicevo, sarebbe stato anche bello fare un'azione e dire per esempio alla fermata di Mater Dei, che ne so, alle ore 8, alle ore 9, qualsiasi cosa che voi vedete, se tutti danno la fermata, è il nostro video. Questo tipo di atteggiamento rientra nel video concettuale. Ricordate come abbiamo accennato la lavoro di corso tutto quel rigore concettuale? E quindi sul linguaggio, su come il linguaggio può modificare i contenuti del lavoro. Allo stesso modo noi, facendo questo tipo di sperimentazione, andiamo ad affrontare un tema che è quello del video concettuale. Okay. Poi possiamo vedere anche quell'immagine della metropolitana e finiamo. È il video? Con il video? Salva in mano. Allora, vedete, qua non si riesce a capire bene, ma queste vostre colleghe... Mettiamo il video. Metti il video, perché c'è anche il video. Metti il video. Queste vostre colleghe, in effetti, stanno guardando questo la telecamera di sorveglianza. E questo l'abbiamo fatto, dico, per 3 minuti, non mi sbaglio. 1 minuto e mezzo, forse, questo è un po' ma non lo so, vabbè, comunque per sbagliati minuti, guardate bene, abbiamo fissato le telecamere di sorveglianza. Allora, uno, non vi dico l'emozione, allora ragazzi, farà una stanzata, però è stata emozionata, perché comunque non è normale guardare la telecamera di sorveglianza per più di 1 minuto, adesso. Perché fissare fisso la telecamera e sapere quello che sta guardando è già qualcosa che ti mette in modo, diciamo, un po' adrenalina, un po' di emozione. E poi la cosa che ci ha spinto a fare questo è che abbiamo pensato rispetto alla cosa che ci siamo detti, la registrazione, no, mi mette della registrazione del nostro cervello, cioè abbiamo pensato che questo video è un video invisibile, perché magari l'ha visto la guardia giurata che stava nel casuppolo là dentro, ma magari l'ha visto così facilmente, ma comunque di quella roba lì non è rimasta la traccia, a meno che in quel contesto non ci sparava una. Allora lo mandano in questo caso, però stiamo parlando, speriamo di no, però non è che non ha funzionato. Però questo tipo di lavoro, cioè fare un video che non può essere mai visto, che è stato registrato ma impossibile. Infatti molto interessante era anche quella di Melissa, no? Che Melissa che faceva, fissava la telecamera e mandava le pagine. Immaginate questo da 4 anni, perché adesso le 5 minuti che fate faccio, no, cioè può provocare delle cose, ma sicuramente può innescare dei meccanismi, no, interessanti. Allora, l'invito che io vi faccio, ecco qua, la lista che mando qua. Allora, l'invito che io vi faccio, eccola qua, vedete Scarlett come è bravo, in primo piano. Ma che facevano? Facevano un'altra operazione molto interessante, insieme pure a Jesse. Loro che facevano? Erano un due gruppetti da due, salivano e scendevano, questi 5 minuti,
salire e scendere, quei due davanti scendere e quei due davanti salire. Immaginate, anche questo, fatto per 5 minuti o più, a parte la gente che passava, erano curiosi. E poi sempre io mi immagino questo qua che ci è passato molto, cioè sembrava che fosse un lupo da vento, no? Vedete, è vero, questo è il video che a me piace fare a voi. Cioè sembra un bel video, ma non è vero. Ma è vero, cioè quindi veramente facevano un terribile male. Allora, questo è uno stimolo che io vorrei darvi a voi, e però vi chiedo, non è che ho presentato tutti i testi culturali, è lei che comincia a assistere tutte le telecamere della città. Cioè, questo è per dire, la possibilità intorno a questo discorso è questa, ora sta a voi sviluppare delle vostre intuizioni e delle vostre novità. Grazie per l'attenzione.